Si è svolto oggi nella sala compagna di Castel dell'Ovo il convegno Il turismo come opportunità di occupazione per il Mezzogiorno, organizzato da Filmcams CGL. L'iniziativa è l'ultima tappa di Destinazione Sud, una serie di incontri per discutere del futuro del turismo nel Meridione. Al centro del dibattito le prospettive di ripresa dopo 2 anni di limitazione imposte dall'emergenza Covid e le azioni necessarie per garantire ai lavoratori del comparto maggiore stabilità e sicurezza. Napoli sta avendo un grandissimo successo turistico con un miglioramento molto significativo sia delle presenze, della lunghezza, diciamo, delle permanenze e quindi un momento molto positivo che però si scontra anche con una difficoltà di trovare personale e quindi questo riduce anche le potenzialità della città. E credo che è un momento anche per fare una discussione a livello nazionale per poter valutare quelle che sono le criticità in questo settore, probabilmente c'è da rivedere quelli che sono i meccanismi di reclutamento delle persone, la durata dei contratti stagionali, le tutele che vengono messe in campo, perché questo ci può aiutare ad allargare ancora più la platea degli occupati in un settore che si rappresenta uno dei settori importanti per la nostra città e la nostra area metropolitana.